un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa caldissima e morbidissima sciarpa che ho deciso di chiamare sciarpa neve. Per quanto riguarda il filato, ho lavorato insieme due filati con i ferri numero 8, entrambi della Mistrico, e sono l'Angorina e l'Universe, che come potete vedere sono estremamente diversi tra di loro, eppure guardate l'effetto finale, è bellissima. Questa sciarpa è morbida, è coccolosa e ha questo effetto un po' peloso, quindi molto comunque che la rende un po' sofisticato, un po' elegante, per, se così possiamo dire. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 100 grammi dell'Universe, 150 grammi dell'Angorina. Anche questa volta, come le altre sciarpe che ho fatto, vi ho preparato dei kit che trovate già presenti sul sito, e quindi vi metterò il link in info box. E appunto, ho fatto dei kit unendo diversi colori tra di loro, un po' per darvi la possibilità comunque di creare questa sciarpa anche con altri colori. Un altro colore che mi ha molto combattuto, ma alla fine io ho optato per questo che è un po' più neutro come colore, è quest'altro, ve lo faccio vedere. Tipo, vedete, viene fuori tipo io l'ho chiamata ciliegia perché mi ricorda molto ciliegia, perché ho usato questo, cioè si può usare questo rosa antico e questo color lillato, e trovo che insieme siano fantastici, quindi soprattutto se avete delle nipotine, delle ragazze, potete optare per quel colore molto femminile. Ma naturalmente ci sono anche altri kit. Mi sembra che alla fine ce ne siano 7 a disposizione, se non mi ricordo male sono 7, e quindi potete sbizzarrirvi a fare queste sciarpe con il kit che più vi piace. So che vi piace avere già i kit pronti, in modo tale che è più facile appunto poter andare a scegliere quale lavorare. Per quanto riguarda la lavorazione, come potete vedere, questa volta ho scelto un punto un po' più forato, però vi posso assicurare che proprio perché è così morbida e sono comunque due filati insieme, è caldissima. E per fare questa lavorazione occorre fare 6 giri che vanno sempre ripetuti. Naturalmente io nel tutorial vi spiego appunto come poterla andare a realizzare, partendo quindi dai primi giri, facendo poi tutti i giri che vanno ripetuti e terminandolo in modo da avere l'inizio della sciarpa uguale alla fine. La mia è larga circa 30 cm e lunga circa 160 più o meno. Me ne è avanzato un po' di filato, io non la volevo troppo lunga, però diciamo che potete anche arrivare con quello che mi è avanzato a fare 163, diciamo che almeno altri due motivi in più rispetto a me li potete fare. Se invece volete la sciarpa più stretta e quindi più lunga, potete farlo tranquillamente, montate a dei motivi delle de maglie in meno rispetto a me, quindi la fate un po' più stretta, quindi invece di 30 cm, vedete, bella larga, la fate, non lo so, di 24, quindi togliete almeno due motivi e quindi la potete fare più lunga. Dipende da voi come vi piace lavorarla. Se invece la volete così larga, però ancora più lunga, in quel caso dovreste andare a prendere qualche gomitolo in più singolarmente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra sciarpa, io ho deciso di lavorare insieme due filati che sono entrambi della Mistricol, ossia l'Universe e l'Angorina. I colori che ho scelto io sono questi due, che sono entrambi colore 02. Ma come potete vedere, qui ho fatto altri tipi di abbinamento per poter fare la vostra sciarpa, per farla venire comunque colorata. Io lavorerò con i ferri del numero 9. Mi raccomando, se avete una mano larga, andate a lavorare con i ferri del numero 8. Per quanto riguarda la lavorazione, bisogna avere un numero dispari di maglie, o meglio, sia fate un numero multiplo di 2 a cui poi dovete aggiungere una maglia in più. Quindi io nella mia sciarpa monterò 33 maglie, quindi 32 più una, mentre quindi ho 10 più una. 33 maglie lavorate con l'uncinetto con i ferri del numero 9 mi dà circa 30 cm di larghezza. Detto ciò, quindi se dovete fare più piccola o più larga, andate ad aumentare o diminuire di 2 maglie ogni volta. Quindi, detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Come sapete, io la prima catena e la prima maglia non la lavoro mai, quindi vado direttamente a lavorare le altre maglie e le lavoro tutte a diritto. Quindi davvero molto semplice, vado a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera. Quindi primo ferro tutto a diritto. Mi raccomando, se non volete seguire il come si dice
il video, vedetelo la prima volta e segnatevi su un foglio i vari giri. Non ne sono molti, in totale sono 9, e alla fine poi in realtà quelli che andremo a ripetere sono dal terzo giro al nono. Quindi primo giro maglie a diritto, mi giro con la lavorazione, noi adesso stiamo facendo il bordino, quindi secondo giro tutto a diritto. Mi raccomando, non lavorate mai la prima maglia, ma andate a lavorare direttamente le altre. Quindi anche il nostro secondo giro devono essere fatte tutte le maglie a diritto. Questo appunto serve a creare il nostro piccolo bordino e fare in modo che la sciarpa non si arricci sotto. Quindi tutte le maglie a diritto. Terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi la prima non la lavoro e vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi terzo giro, tutte le maglie le andiamo a lavorare a diritto. In maniera veramente semplicissima. Ok, quindi questo è il nostro terzo giro. Quarto giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a lavorare le nostre maglie a rovescio, quindi la prima non la lavoro, le altre le vado a lavorare a rovescio. Quindi quarto giro, tutto a rovescio. In questa maniera. Quindi continuo a lavorare così il mio quarto giro, tutte le maglie a rovescio. Terminato anche il quarto giro, possiamo andare a fare il nostro quinto giro e questa volta le maglie le lavoriamo tutte. Ops, ho decapitato un gomitolo. Le lavoriamo tutte a diritto. Quindi quinto giro, tutto a diritto. In questa maniera. Quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro. E il nostro sesto giro consiste nel realizzare tutte le maglie a rovescio. Mi raccomando, come sempre, andiamo a lavorare tutte le maglie del nostro sesto giro a rovescio. Benissimo, adesso dobbiamo fare il nostro settimo giro. Settimo giro e andiamo a lavorare. La prima non la lavoriamo, lavoriamo le due maglie successive insieme a diritto. Un gettato, di nuovo due maglie insieme a diritto. Un gettato, di nuovo due maglie insieme a diritto. E quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro, due gettate, un gettato, due maglie lavorate insieme e un gettato. Arrivato alla fine ci avanzano due maglie e le lavoriamo separatamente a diritto, una e due. Quindi abbiamo fatto così il nostro settimo giro. Ottavo giro, andiamo a lavorare tutte le maglie e i gettati a rovescio. Come sempre, la prima non la vado a lavorare, lavoro tutto il resto a rovescio, quindi in maniera molto semplice.
lavoro tutte le maglie a rovescio. Quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a ripetere, però non dal primo ma dal terzo. Quindi noi adesso abbiamo terminato il nostro giro di gettati, vedete, si sono creati i nostri fori, e quindi adesso ricominciamo a fare dal terzo giro. E come vi ricorderete, dal terzo giro la prima maglia non la lavoriamo e andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Quarto giro, tutte le maglie a rovescio. Quinto giro, tutte le maglie a diritto. Sesto giro, tutte le maglie a rovescio. E nel settimo giro andiamo a fare il nostro gettato. Quindi ripetiamo, sono 8 giri in totale, però quelli che bisogna ripetere per tutta la lunghezza della sciarpa, io alla fine vi dirò quante volte sono andata, cioè quanto lungo ho fatto la sciarpa, e mi raccomando, mettetevi sempre un contagiri in modo tale da non perdervi se dovete sospendere il lavoro e sapete in che, a che giro state. Dicevo, quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a fare, quindi si creerà appunto queste strisce di fori, in modo tale da non fare la solita lavorazione compatta come l'abbiamo fatta fino adesso. E io vi ricordo che nella mia lavorazione vera e propria per fare la mia sciarpa io ho montato 33 maglie. Quindi adesso io continuerò a lavorare la mia sciarpa originale e vi dirò alla fine quanti giri sono andata a quanto lunga sono andata a realizzarla. Allora, io ho continuato a lavorare e ho fatto un totale di 160 metri e come lunghezza per la mia sciarpa va più che bene. Come potete vedere, io qui ho fatto i miei giri dove ci si fanno i fori e ho rifatto un giro di maglie a diritto, una a rovescio, adesso ho rifatto la maglia a diritto, la giro con la maglia a diritto. Quindi in totale ho fatto 3 giri e adesso vado a chiudere. Per poter andare a chiudere, però, vi ricordate che noi all'inizio abbiamo fatto un attimo che non trovo, ecco, abbiamo fatto questa lavorazione. Quindi io adesso andrò a fare, prima dovrei fare un giro a rovescio e invece vado a lavorare tutto a diritto. Mi raccomando, come sempre, la prima maglia non la lavoriamo e quindi vado a lavorare tutto il mio ferro a diritto. Fatto ciò, vado a fare un altro ferro a diritto. E nel ferro successivo, sempre a diritto, andrò a chiudere le mie maglie. Quindi sto facendo gli ultimi due ferri a diritto, quindi quello che doveva essere a maglie a rovescio l'ho fatta a diritto, sto facendo un altro giro a diritto e nel giro successivo andrò a chiudere tutte le maglie, chiudendole però a diritto. Una volta fatto ciò, la nostra sciarpa sarà terminata. Ed ecco qui, vedete, ho fatto anche la chiusura e quindi adesso mi ritrovo con l'inizio uguale alla fine. E quindi la mia bellissima sciarpa è pronta, devo solo togliere i fili, sistemarla un pochettino e quindi è finita.